Allora, buonasera Mourinho. Sembrava che lei se lo sentisse quando ha detto questa è una sfida a scudetto. Qualcuno ha pensato, forse addirittura impazzito, perché la Roma sta così in giù. Però la difficoltà poi c'è stata. Sì, sì. Io sapevo che la Roma era una squadra di qualità, però sapevo anche di più sulla mia squadra. E sapevo che era una squadra stanca, con qualche giocatore che non poteva giocare 90 minuti, con qualche giocatore che per giocare 90 minuti dovevo farlo con qualche difficoltà a livello di intensità di gioco. E per questa ragione è un risultato che mi lascia tranquillo, perché è un punto in più. È un risultato assolutamente normale fra queste due squadre in questo momento. Difatti lei se lo sentiva, Sneijder l'ha dovuto far riposare, poi c'è stato questo secondo tempo con Sneijder e Balotelli, si pensava eccoci ai secondi tempi dell'Inter, eccoci di nuovo alla partita di Kiev, invece poi così non è stato, forse perché la Roma ha tenuto un po' di più, oppure qualcosa in avanti voi avete, in qualcosa in avanti avete peccato? No, mi sembra, per esempio Schneider ha fatto un secondo tempo molto interessante, però qualcuno che ha guardato con attenzione ha visto perché ragione non ha giocato 90, perché era stanchissimo, perché era un dubbio la sua situazione muscolare, perché ha giocato praticamente a camminare, no? Qualità di pallone spettacolare, però senza la dinamica e la intensità. Stankovic anche lui si è infortunato in secondo tempo per stanchezza muscolare. Altri giocatori con difficoltà, Milito ha finito la partita con difficoltà, Eto'o ha finito la partita con difficoltà, senza quella freschezza necessaria per gli ultimi minuti. Dopo una Roma che ha fermato la partita 50 volte, che ogni volta che la fermava entrava medico, massaggiatore, fisioterapeuta, come si chiama quella cosa che porta il giocatore, la barrella, portavano tutti, e dopo un arbitro che gli piace fischiare, gli piace tanto. Io mi sembra che l'arbitro perfetto è quello che fischia poco. Questo arbitro gli piace tanto fischiare, fischia, si gioca pochissimo. Comunque, ecco, a proposito di barelle, poi sentiremo dallo stesso Claudio Ranieri, è stato portato in ospedale, come dicevate voi, Anni, guarda, parliamo di De Rossi, si tratta, si teme. È l'unico infortunato veramente. E comunque tornerà tra qualche minuto qui, verrà portato a Roma, si teme che debba essere operato, sì, per una riduzione di questa frattura. Sentiamo le domande dallo studio. Posso dire? Buonasera Mourinho, sono Colovati. A parte che sono d'accordo con lei, perché io ho visto la partita questa sera e ho visto Chelsea-Manchester nel pomeriggio, l'arbitro per la prima volta ha fischiato a 10 minuti dalla fine. Qui sembra che gli arbitri trovano, io dico sempre, un orgasmo nel fischiare sempre ogni minuto. Adesso non esagerare. Detto questo, la Juve è a 5 punti, il Milan è a 7 punti. Oggi Leonardo ha detto che il Milan punta allo scudetto. Chi teme di più delle due? Tutti e due. Non si vede differenza. No, tutti e due. Io ho sempre mai detto che sarebbe una corsa difficile. Sempre ho detto che ogni campionato che ho vinto, non ho mai vinto uno dove dal primo all'ultima partita la squadra che vince va, arriva sempre un momento di perdere il suo punto, di perdere la sua partita, di perdere 5 punti in due partite, e per questa ragione avere 4, 5, 6 di più o di meno a novembre è una situazione assolutamente normale, che io gestisco personalmente di un modo emozionalmente corretto. Avere 4, 5, 6 o 7 non cambia niente nel mio modo di lavorare o di essere leader di una squadra. Teo, Mourinho, sono Teocoli. Come sta? Sono milanista, siamo indietro 7 punti, così almeno non... Senta, io ho visto una cosa bellissima mercoledì, per un attimo parliamo di mercoledì, che lei è corso, ha fatto metà campo per abbracciare Julio Cesar. Ne è mai venuto lo stesso impulso con Balotelli? Perché? No, Giulio Cesar era quello che era vicino a me. È una domanda, non è... No. Era più vicino a me, Giulio, se è Mario, è Mario. Non scelgo, in momento di emozione non scelgo mai il giocatore che è il mio abbraccio. Tutti lo meritano, è quello che è più vicino a me.
No, ma perché lei Balotelli ogni tanto le tira un po' le orecchie. Stasera l'abbiamo visto un po' irritato con Balotelli, no? Mister, appunto. Era un po' dispiaciuto di come stesse giocando, no? Insoddisfatto, sì. Più che dispiaciuto. Perché da persone come lui vorrebbe di più? Perché un Milito, un Neto sono in campo da 45 minuti già. Hanno giocato 90 a Kiev. Stankovic 90 a Kiev, 90 oggi. Stankovic infortunato, ha corso come un pazzo fino all'ultimo minuto. Lucio, Samuel, Zanetti, Maicon, tutti loro 90-90. Per che ragione? Uno che ha giocato 45 a 19 anni, tutta la forza del mondo, tutto il talento del mondo, per che ragione tocca in pallone 4 volte? Per che ragione non recupera difensivamente? Per che ragione non chiude lo spazio che deve chiudere per recuperare il pallone? Io solo voglio che un giocatore con questo potenziale diventa meglio. E qualche volta mi sembra che voi, invece di essere amici miei e aiutarmi in questa lotta, sembra che sono un suo nemico. Mio nemico? No, un nemico di Balotelli, no? Perché quando si parla bene di lui, per esempio in una partita di oggi, mi sembra che non si aiuta un ragazzo con un talento incredibile. Però cosa ne pensi del fatto che voi eravate stanchi, questa sera avete un po' subito la stanchezza così, mentre altre squadre che hanno giocato in Champions League hanno vinto tutte? Sono più bravo di noi, lavorano meglio di noi. Va bene. Una cosa da Tombolini sugli arbitri e poi brevemente Bagni. Sì, buonasera Mourinho. Io volevo dirle, lei ha criticato l'arbitro perché ha fischiato troppo, ma sinceramente vedendo la partita i fischi di Rocchi sono stati tutti leciti, perché di falli ce ne sono stati, la partita è stata nervosa. Non crede che piuttosto che scaricare sull'arbitro la responsabilità dei troppi fischi sia meglio magari parlarne con i giocatori, ma non solo quelli interisti, ma anche della Roma? Io sono, perché di falli ce ne sono qua stati, sono mancate anche delle ammonizioni. Io sono arrivato qua a questo posto per parlare con voi e la prima cosa che ho sentito sei stato tu a parlare di un possibile rigore. Ma io ho fatto vedere un episodio. Non sono stato io. Se voi per, parlate, se per, no, è benissimo, parlate, è benissimo, Mourinho, è benissimo. Ma io solo parlo di una filosofia. Sì. Non parlo se è rigore, se non è rigore, se è giallo, se non è giallo, se con il rigore di Milito vinciamo o non vinciamo. Non parlo di questo, io parlo di una filosofia. Tu, per esempio, hai detto, Colovati, penso che Colovati ha detto che l'arbitro del Chelsea Manchester ha fischiato per prima volta all'ottantesimo. Sì. Ha fischiato all'ottantesimo e ha fischiato male. Perché? Perché non era fallo, lui ha fischiato fallo. Quindi non doveva fischiare nemmeno all'ottantesimo. Non fischiare nessuna volta. Guardi, questo è molto simpatico. Ha fischiato 50 volte. L'ultima cosa da Bagni. Gli arbitri sono in campo per fischiare. Io sono qua per evidenziare se ci sono errori eventualmente. Si fischia 50 volte, chi dà 5 o 6 minuti di recupero? Ha fischiato 50 volte, la Barella è entrata 10 volte, ha dato 3 minuti. Io solo capisco se lui mi dice la partita era bruttissima, io ho preferito finire con la partita subito, io sono d'accordo con lui, partita bruttissima. Però quando ferma la partita 50 volte e la Barella entra 10, deve dare un minimo di 5-6 minuti. Però di solito quando l'Inter vince 5-6 minuti, quando l'Inter non vince 2-3. Ma io di credo che così. Lei Mourinho si era accorto che Muntari e Thiago Motta hanno rischiato l'espulsione e sono stati puntualmente sostituiti da lei, quindi anche lei si è reso conto che c'era un po' di nervosismo o no? No, Muntari è stato cambiato perché voleva cambiare la squadra. Il Motta è stato cambiato perché cambiasse uno che pressa molto bene, che la squadra con lui va più alta, e sono stati cambi con intenzione tattica. Non ho sentito quello. L'ultima cosa da Bagni. Buonasera. Volevo chiederle, non le sembra che per caratteristiche siate molto legati a Sneijder? Ovviamente l'avete preso perché vi mancava un giocatore del genere, però quando manca lui facciate fatica, dovete sempre fare molti passaggi sui piedi, non avete giocatori a centrocampo che saltano l'uomo, perciò ne risente la manovra, quello che penso di aver visto. Ecco. Tutti sanno che è un giocatore super importante per noi, il suo modo di stare in campo, la sua visione, la sua qualità, la sua velocità di pensare il gioco, è un giocatore fondamentale per noi. Però oggi ha giocato 45 minuti perché non poteva giocare di più, ha giocato al suo ritmo, al ritmo che era possibile di un giocatore che aveva stanchezza muscolare, tutti noi paura di un nuovo infortunio.